Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con Driver TV, programma interamente dedicato al mondo dei motori, al mondo delle corse, ideato, creato e condotto insieme a me, come sempre, dal grande Pacca, Marco Paccagnella. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera Marco, bentrovato. Bentrovato a te. Stasera, a differenza delle ultime puntate in cui abbiamo parlato sempre di rally che si dovevano correre, esatto, parleremo di un rally invece che si è già corso. Esatto. Prima di entrare a parlare del rally di cui parleremo questa sera, volevo farti una domanda, perché la scorsa settimana anche tu sei tornato in auto. Sì, finalmente, dopo un po' di mesi, al rally di casa abbiamo debuttato nella stagione 2017. Siamo tornati al vecchio amore, quindi alla Mitsubishi. Fingo di non sapere i risultati, quindi ti chiedo com'è andata. I risultati sono alla luce del sole, è andata bene, siamo arrivati ai terzi assoluti, dietro a un Vitalini con una DS3 che ha fatto, diciamo, il bello e cattivo tempo, perché ha vinto tutte le prove, secondo assoluto Marino Gessa con la Clio R3 e terzi noi con la nostra scuola bus, ci siamo difesi con i denti, sì, uno scuola bus, perché la Mitsubishi è uno scuola bus. Poi nelle stradine di Lecco, della prova di Carenno, dove si passava in una strettoia che veramente stretta, era veramente come girare con lo scuola bus. Infatti ne parlavamo proprio l'altra settimana di queste nuove prove. Però ci siamo divertiti, è stato bello, gli organizzatori hanno fatto un lavoro egregio. Mi congratulo ancora con loro, perché veramente hanno seguito tutto nei minimi particolari, a partire dalla sicurezza, quindi pubblico strabocchevole ma molto ordinato, molto preciso, quindi il mio applauso. Perfetto, quindi è andata bene, ne abbiamo parlato un paio di settimane fa, quindi Rally Day ha funzionato. Speriamo insomma che appunto l'anno prossimo possa crescere un po' di più e diventare una gara un po' più ampia rispetto a un Rally Day, che almeno si dà la possibilità di toccare più territori, che è la cosa più interessante. Che è quello che dicevano appunto l'altra settimana. Esattamente. Quindi la tua striscia di podi anche quest'anno continua. Siamo passati a 11 su 13 edizioni, per cui direi niente male. Ok, quindi salutiamo il Rally di Lecco. Stasera parleremo invece della 24esima edizione del Rally Internazionale del Taro, che si è corsa il 19, il 20 e il 21 maggio scorso, quindi fa pochissime settimane fa. Come sempre lo faremo con chi l'ha corso, quindi con i protagonisti. Vado solamente a dare due dati sulla gara. La gara è la seconda valida per il campionato IRC, l'International Rally Cup. C'erano 164 equipaggi iscritti, quindi numeri d'altri tempi, anche perché è una rally piuttosto importante e impegnativo. 135 km cronometrati, divisi in 9 prove speciali per la parte internazionale, e c'erano invece 70 km cronometrati nella versione nazionale del rally stesso. Anche quest'anno, come l'anno scorso, è stato vinto da Luca Rossetti, navigato da Eleonora Mori, su Skoda Fabia R5, quindi un applauso lo facciamo. Assolutamente. In studio con noi questa sera, invece, coloro che l'hanno corso, e quindi i protagonisti, abbiamo il primo classificato della classe R4 su Mitsubishi Lancer, navigato da Daniele Pellegrini, Milko Pini. Buonasera. Ciao Milko, grazie di essere venuto. Bentrovato, perché so che già lui è un amico di Driver. Ormai è già esperto. E quindi già sai tutto, dove guardare, come muoverti. Abbiamo il quarto assoluto, debuttante con la Fiesta VRC, navigato da Luca Orsi, Fabio Federici, in studio con noi. Buonasera. Grazie. Buonasera. Lui invece è debuttante. Debuttante. Qua. Oltre in macchina con la VRC anche in trasmissione. Prima volta che arrivo. Anche in trasmissione. Sì, anche infatti per è un evento straordinario, perché abbiamo cercato sempre di invitarlo, ma strapparlo da quel di Bedonia è sempre stato impossibile. Okay. E stavolta ci siamo riusciti. Ce l'abbiamo fatta. Forse la voglia della VRC l'ha fatto. Andiamo in televisione a raccontare l'esperienza. Beh, anche perché la gara è andata piuttosto bene. Assolutamente. Mi sembra molto bene, direi. E abbiamo in studio anche il quarto di classe R2B con la Peugeot 208 R2B, navigato da Laurent Spagnoli, con noi Marco Leonardi. Buonasera. Grazie di essere venuti, grazie anche perché grazie, siete amici emiliani, quindi avete fatto un pezzo di strada per raggiungerci. Per raggiungerci qui in studio. Quindi assolutamente. Grazie ancora per essere qui con noi. Allora, da chi partiamo? Come vuoi te, possiamo partire? Partiamo da... Allora, visto la novità, visto che la prima volta, facciamogli rompere il ghiaccio subito a Fabio. Ovviamente la domanda è quella: come è andata la gara, come ti sei trovato, insomma un po' l'impressione su come è andata questa 24esima edizione del Rally del Taro. Beh, diciamo che correre con un VRC è sempre, penso che sia il sogno di ogni pilota. Noi quest'anno siamo riusciti a correre, macchina eccellente, le prove le sapevamo perché sono sempre... E quanti anni è che fa il Taro? Ormai saranno... Da quando sei nato praticamente. Sì, ho saltato un'edizione, sennò sono 19 anni che lo faccio. Beh, hanno cambiato qualche prova. Sì, ovviamente. Però sempre il pubblico, fare rally di casa è sempre bello. È sempre bello.
E poi abbiamo avuto un approccio abbastanza bello con la Fiesta WRC e abbiamo strappato un quarto, quasi un po' regalato, diciamo che, però... Beh, sai, i risultati si vedono sempre alla fine sul palchetto di fine gara, per cui regalato o non regalato, l'importante è essere lì. Poi ci vuole anche la fortuna, no? Esatto. Quindi tante volte è sfortunati perché non si assapora una vittoria o un piazzamento di prestigio per una banalità, tante volte si prende la fortuna di esserci. Esatto. E la macchina com'era? La macchina è una favola. Che voglio dire, tu sei abituato a macchine abbiamo fatto a novembre Montecaio con l'R5 che abbiamo fatto secondi assoluti, poi abbiamo detto quest'anno facciamo i 20 anni, abbiamo fatto la festa che erano 20 anni che correvamo in macchina, io e il navigatore Orsi Luca, e ci siamo fatti sto regalo qua. Giustamente, insomma. 20 anni è una tappa importante della propria carriera ed è giusto festeggiarlo nel migliore dei modi. Con tutti i crismi, insomma, mi sembra di sì. Quindi soddisfatto anche di come è andata, insomma, mi sembra di capire. So che il sabato ha piovuto, poi la domenica invece è stato bello, quindi anche quello ha un po'... È un classico del calcio. Sì, sempre, ogni anno è uguale. Altaro, o domenica è bello e il sabato piove, o viceversa. Non ci sono santi, non c'è... Penso che non ci sia stato forse. Io l'ho fatto per qualche anno anch'io quando partecipavo all'IRC, ma non c'è mai stato una. Forse una volta. 2006, bravo, che è sempre stato bello. 2006 asciutto. Se no, asciutto. Un giorno o l'altro si trova sempre. La nuvoletta del Taro che la nuvoletta di Fantozzi c'è sempre. Sì, sì, sì. E quindi lì cambiamento da gomme, non gomme. Sì, gomme, non gomme. Assetti morbidi, poi prima prova, subito acqua, subito macchina nuova. Siamo difesi perché subito nel primo cosa abbiamo fatto quarti assoluti e data. Quindi nonostante la pioggia e quant'altro sei partito subito. Hai preso subito un buon feeling, una buona confidenza. Dopo abbiamo peggiorato andando avanti però. Vabbè, ma quelli magari possono essere degli spaventi che uno prende diventi un po' più leggero sull'acceleratore. Esatto. Ok, quindi passiamo a Milco invece, anche per te com'è andata, la domanda è la stessa ovviamente, le impressioni, come ti sei trovato, quali sono state le problematiche e quant'altro al di là del tempo e quant'altro? No, per me anche quest'anno è andata molto bene perché abbiamo vinto la nostra categoria e abbiamo fatto 11esimi assoluti. Infatti stavo dicendo, avete sfiorato anche la top 10. Forse perché il sabato sulla prima prova ho ripreso quello davanti a me, abbiamo perso qualcosina, però vabbè, ci avrei fatto la firma lo stesso a fare 11esimo posto. Purtroppo non eravamo potuti andare alla prima gara giù a Cassino e quindi il nostro IRC parte da Re del Taro e era importante non commettere errori e essere il più costanti possibili e portare a casa il risultato. Ecco. E questo ci è riuscito bene, quest'anno tutto con la Mitsubishi R4, mentre l'anno scorso ero partito con l'N. E invece quest'anno abbiamo deciso di fare tutto l'IRC con l'R4. E quindi non bisogna ricordiamoci di chi... Almeno di... Sì, del team Bianchi, che ormai sono 4-5 anni che corro con loro, insomma tra noi c'è un ottimo feeling e c'è anche un'ottima intesa, e i loro consigli col fatto che io una 4x4 è il secondo anno che la uso, quindi mi sono tanto utili e stiamo andando bene. Quindi vediamo infatti delle tue immagini. Infatti intanto stanno scorrendo le immagini del rally. Infatti quindi si vede prima, una delle prime prove bagnata, giustamente per come dicevamo così, prima, e le altre già asciutte. Sì, in effetti lei il suo massimo per la Mitsubishi è su terreni viscidi e sul bagnato. Dopo sull'asciutto paga l'handicap. Paga un po' del peso. Sì, il peso, pezzi di strade strette così... Però insomma, come dicevo prima, un po' uno scuolabus, no? Sul bagnato ha un grosso potenziale. Eh sì, perché riesce forse a stare più attaccata ed avere più bagnato, rispetto a. Sì, poi sai, il bagnato tutto sommato allinea un po' le potenze, così con la capacità del pilota riesci magari a ottenere degli ottimi risultati. Infatti, se non ricordo male, tu su una prova hai fatto anche forse quinto assoluto. Eravamo quinti assoluti prima del pezzo stretto dove abbiamo preso, c'erano dei miei amici lì all'intermedio così e parlavano di questo tempo. Però in fondo siamo arrivati 14esimi, quindi ci stava. Ecco. Certo. Sono stato circa 1,5 km dietro a quello davanti a me perché era impossibile. Sì, ma secondo me mi ha visto, però sai, pezzi stretti così era...
Quindi sempre, diventava difficile sia per un casino, fermarsi, esatto, che per te passare. Esatto, è sempre, sono sempre anche perché magari che... si ferma, passi da parte, magari buchi o per una stupidata butti via magari una prova speciale. Poi ti ripeto, per me io ormai il mio scarto me lo sono già giocato, esatto, con la prima, quindi non ho voluto quello, far altro. Non bisognava sbagliare, avendo saltato la prima, bisogna assolutamente arrivare al risultato. Siamo stati lì, dopo ci ha fatto passare. Ho capito. Allora, il tempo è poco, però esatto, comunque la parola gliela passiamo, dai, poi riprendiamo dopo, magari da lui. Dopo. Anche per te, Marco, la stessa domanda, quindi com'è andata e quali sono state le sensazioni? Mi sono divertito, ma abbiamo faticato molto, perché è una macchina tosta, anche se di motore non va tanto, ma... Sì? Sì, non è da 47enne, sarebbe più da 17enne, però io ci provo lo stesso. No, sembra... Cioè, appena ci sali sembra una macchina facile, poi entra forte davvero, bisogna prendersi dei rischi, bisogna fare chilometri, bisogna cercare di capire. Per andare lì dove i primi due bisogna anche prendersi qualche rischio, secondo me. Io ho un bambino di 10 giorni a casa, non me li sono voluti prendere. Okay. Sono andato via giusto, forte, non voglio dire che sono andato piano perché non c'entra niente. Sono andato forte lo stesso. Anche perché tanti dicono che i figli ti fanno perdere un secondo a chilometro. Ce ne sono due, io. Lui ce n'ha tre, però. Lui ce n'ha tre anche lui. Però lui ha vinto. La differenza c'è. La mia classe era un po' più... Infatti lo diceva Enzo Ferrari, che lo diceva che ogni figlio è un secondo. No, ma io sono sinceramente... Non, quando sei in prova speciale sei troppo concentrato, non è che pensi... Sì, no, infatti l'ho detto così per ridere. È un pur parler. No, non ho voluto rischiare, la verità, non ho rischiato niente. Sono andato, però pensavo di riuscire, almeno terzo pensavo di farcela, invece è stata dura veramente. Van forte, complimenti agli altri perché Van forte. Ti fa onore, perché di solito è il contrario, non ce n'è mai nessuno che è umile e dice gli altri sono stati più bravi. No, io sono andato... come più che potevo, non è che sono stato lì a... Quindi, no, c'è la macchina, io la terza gara che faccio, una sul bagnato, una a mezz'acqua, cioè, è da capire. Quindi però, devi trovare il giusto feeling e però è difficile, andare a prendere sarà difficile. Allora, siamo arrivati, ahimè, come al solito, velocissimamente alla fine del primo periodo. Blocco. Dobbiamo bloccarci e passare la linea alla regia. Torneremo fra pochissimo con Driver TV, scoprendo anche quanti figli avete, quanti secondi perdete la prova. Entriamo anche nel dettaglio familiare. Voi, come al solito, bloccati sul divano, fermi, con cintura di sicurezza allacciata. Driver TV torna fra qualche secondo. In diretta con Driver TV abbiamo scoperto che si perde un secondo per ogni figlio al chilometro. Siamo arrivati lì, stavo parlando con Marco, dicevi che è stata più difficile di quanto immaginassi e quindi riprendiamo da te perché ti abbiamo stoppato. Sì, è stata difficile perché di solito a casa mi difendo meglio, diciamo, mi difendo meglio e invece è stata dura. Ma la macchina perfetta, sì, forse c'è da regolare l'assetto, guardarsi proprio il pelo nell'uovo, ma io pensavo di andare forte, via. Quindi non ci sono stati particolari problemi, è proprio la macchina perfetta, tutto è andato come doveva. Poi avevo guardato quel cassetta e ho visto che gli altri hanno fatto dei passaggi. Quindi merito agli altri anche. Non c'è da dire. Poi adesso la macchina, una di più, una di meno, adesso non c'è neanche pensato a quel discorso. Io ho cercato di fare il meglio che potevo e la macchina è stata perfetta. Quei ragazzi da sport che sono stati bravissimi, che mi hanno anche a me mi hanno aiutato come lui, che ha mille regolazioni. Il primo anno con i ragazzi da sport, ecco, no, anche l'anno scorso, ho fatto il Taro, solo il Taro, e poi ho fatto l'Irenas che l'avevo mai fatto, era 15 anni che non correvo via, è stata un po' una gara un po' così, cioè non sono andato io proprio lì, non ci sono scusanti, ne sono andato 50%. Invece al Taro pensavo, ho detto, i primi due l'avevo visto là che mi hanno dato un bel po', ho detto impossibile. Però Razzini e Cogni, giusto, i primi due? Sì, pensavo di terzo di che abbiamo avuto anche qua in studio poche settimane fa, dopo l'Irena. Sì, stanno lottando. Loro sono un altro livello, secondo me. Perché se ci fate caso, dal terzo indietro c'è un po' di vario. Sì. C'è un po' di distacco. Tutto da progredire. Te l'ho detto prima, è un trofeo da ragazzini, non da... Ah, tu dici che è quello il problema? Un po' anche quello. È quello, non mi sento vecchio, ma un po' lo sarà. No.
L'esperienza fa, e l'esperienza fa da padrone, però dopo molli un po' qui, molli un po' là. Sì. Ma devi fermarti, non farmi figli, perché altrimenti perdi altri secondi. No, basta. No, però è vero, la maturità tante volte ti porta... Ma guidi un po' più di esperienza, esatto, certo, e tante volte togli quando, quella pazzia, esatto, ecco. Dovresti dire, metto la marcia, sì, teniamola. Ce la metto dopo, la metto e dopo, lì tanto sono, esatto, mezzo secondo che te lo becchi. Infatti, invece quando uno è giovane, non ci metto la marcia, ma ne metto due che non fa niente. La curva tanto la faccio. Chiaramente è così la vita e sono così le cose. Assolutamente, assolutamente. Allora, ripartiamo da Fabio. Abbiamo, per così dire, concluso, ma se avete altre cose da aggiungere per il Rally del Taro, ovviamente siamo qui apposta. Cerchiamo invece di farti conoscere un po' di più ai nostri telespettatori, quindi un po' qual è stata la tua carriera, insomma, con appunto il debutto con la WRC, ma prima immagino tante tante gare, tanti tanti rally da raccontare. Facci una sorta di riassunto di qual è stata un po' la tua carriera agonistica. Abbiamo cominciato nel 99-98 a correre nei trofei Peugeot con i 106, nel 99 avevamo vinto il trofeo Peugeot nei rally sprint, e poi trofei nel 2000 ancora trofeo Peugeot, poi man mano dalla macchina più piccolina, dal 106 alla Clio Gruppo A, poi nel 2005 avevamo fatto gli RC col Clio Super 1006, abbiamo fatto secondi, e dal Super 1006 siamo passati al 306 Maxi, abbiamo fatto due o tre anni col 306 Maxi, che anche quello è una macchina favolosa. Poi alla fine dell'anno del 2016 abbiamo fatto la prima gara con l'R5 e poi alla fine siamo arrivati al top, al WRC. Top al WRC, che oltre quello... Quindi un gradino alla volta, un gradino alla volta, hai dal aumentato più piccolo, la potenza, diciamo, di volta in volta. Ogni anno aumentavamo sempre la potenza. Beh, con le 1006, con le 307 hai fatto, sì, diciamo, sì. Soprattutto in Emilia, hai fatto tante anche gare. Il 306 è una macchina favolosa, e avendo 25 anni di vita. Sì, sì, infatti, ancora adesso è una macchina che quando la senti arrivare ti si alza la pelle, i peli delle braccia, da quanto è bello e entusiasmante il rumore, perché quei 8-9 mila giri che fa di motore è proprio un suono veramente esagerato. Sì, sì, quella è una macchina, anche quella è una macchina. L'anno scorso al TAR avevamo fatto decimi assoluti anche con quella. Considerando che ha piovuto anche l'anno scorso, quindi è piovuto, ti trovi con una macchina due ruote sì, motrici con 300 cavalli, perché kit 2000 c'ha nell'ordine di 300 cavalli da scaricare per terra su due ruote, e non è facile da gestire sicuramente. No, tutte le macchine abbiamo sempre avuto la possibilità economica grazie agli sponsor che ci hanno fatto correre con queste macchine, e ormai spero di non scendere più dalla WRC, ma hai detto. Purtroppo è una brutta malattia. Quando si prova a salire sulla WRC, esatto, diventa difficile tornare indietro. Mi capita anche a me, anche quando ho corso a Lecco due settimane fa, che sono risalita sul vecchio amore, perché sulla Mitsubishi io ho fatto 60 gare, per cui un po' ne ho fatte. E dici, bella, cioè, ti vengono in mente tanti aneddoti, tante cose, e poi dici, ma però... Lavoreci. Sei abituato a qualcosa, certo, qualcosa di veramente eccezionale, ti permette di fare di quelle cose che per voi umani non ci credete neanche, come si dice. Tornare indietro è sempre brutto, sempre, insomma, difficile. Una volta che arrivi a un certo assolutamente livello. Assolutamente. Beh, la stessa cosa la voglio chiedere a Meiko, quindi anche per te la stessa domanda. Ti facciamo conoscere un po' di più i nostri telespettatori, sì, quindi ripercorriamo un attimino anche la tua carriera. Sì, io ho iniziato nel 95, diciamo che dal 95 al 98 ho fatto poche gare, perché vabbè, i sponsor erano quelli che erano, e quindi ho fatto nell'arco mi sembra di 4-5 gare. Poi ho iniziato con i monomarca, ho vinto 4 trofei monomarca Fiat dalla 600N e per l'ultimo con la Panda Kit legato al campionato italiano. E poi dopo abbiamo fatto 3 anni di trofeo Suzuki, dove ho fatto un terzo, un quarto e un primo assoluto, anche lì. E poi dopo quei trofei Suzuki, ci siamo... Boh, mi volevo togliere lo sfizio di provare un qualcosa di più. E alla prima edizione della Ronda del Montecaio ho usato la Mitsu N4, sempre dei ragazzi bianchi, e abbiamo fatto l'assoluta. E poi da lì ho fatto il trofeo Renault. È scoccata la scintilla. Sì, da lì ti dico, la Mitsu, ci ho sempre avuto un debole per la Mitsu. Dopo siamo saliti sulla Clio R3
Anche lì ero partito con fare gli RC, però dopo i costi erano un po' troppi alti per la mia portata. E abbiamo deciso di interrompere. E poi, sì, dopo con Bianchi ci siamo trovati una sera davanti a una pizza. E un bicchiere di vino, solitamente sempre così. No, una birra media. E niente, siamo trovati, abbiamo iniziato a parlare di questa Mitsubishi, del primo anno di fare ancora la gara con l'Enne. Dopo l'Enne, per fortuna, siamo dovuti salire sull'R perché avevano venduto la macchina e quindi l'anno scorso ho fatto il salto sull'R e quest'anno abbiamo deciso di iniziare con l'R dall'inizio. E basta, adesso anche per me è dura, scendere dalla Mitsubishi è dura. Anche perché, vabbè, con la Mitsubishi stai facendo delle cose, diciamo, di un certo livello, egregie, e quindi dire, scendo per fare una gara con una macchina più piccola, preferiresti magari investire del tempo, del denaro per fare più test e trovare delle soluzioni ottimali di macchina. Anche quest'anno c'erano state parole per fare la ronda del Montecaglio con la Fiesta, perché loro hanno anche la Fiesta, però io personalmente ho preferito continuare con la Mitsubishi perché avevo fatto solo tre gare con l'R4 e quindi preferivo continuare con la Mitsubishi in vista anche di quest'anno, perché avevamo già deciso che partecipavamo anche ancora. Nell'IRC c'è un montepremi anche per la classe R4, per cui riuscire a vincere la classe sarebbe, diciamo, un contributo che ti può aiutare a chiudere i budget. E poi fondamentalmente magari fare anche Montecaio con la R5. Sì, dopo poi fondamentalmente io sono nato un po' con i trofei, ho quasi sempre fatto trofei, ho sempre provato a correre per una meta. E niente, e quest'anno riparte l'avventura con l'R4. Bocca al lupo. Crepi. Anche perché l'R4 è, diciamo, una tipologia di classe che è molto professionale, già una macchina con cambio sequenziale, bracci grossi, quindi è quasi una vettura vera da competizione, malgrado sia montata su una macchina di serie. Quindi anche a livello di sensazioni una sensazione di vera macchina da corsa. In effetti l'anno scorso io ho patito molto il salto, perché subito quando abbiamo fatto una serie di test sembrava più facile, ma invece avendo più, diciamo, più assetto, più ciclistiche. In quel pezzo di strada lì dove abbiamo fatto i test sembrava più facile dell'Enne. Invece dopo siamo andati al Casentino e lì sono stati dolori. Perché veramente non riuscivo a capirci. A me sembrava di andare, ma in realtà non andavi. Sì, perché la sensazione magari che dici, sti sto guidando bene, una cosa e l'altra, e invece poi guardi il tempo e nel tempo poi anche la gara a sé, perché è difficile il Casentino. Sono è tanto difficile quanto è bella. Sì. Però io veramente l'anno scorso, quando sono venuto a casa dal Casentino, mi sono dovuto sedere e fare un reset, detto, dove siamo, perché qua... E capire cosa sta succedendo. Sì, esatto. Veramente, non mi era mai successo. E adesso vediamo quest'anno. Ok, chiaramente in bocca al lupo. Crepi. Sempre sul finire del tempo passo la parola a Marco, secondo te è la stessa cosa, i nostri telespettatori vogliono dopo conoscere. Lo riprenderemo ancora nel terzo blocco. Perché lasciamo tutto il tempo che serve. Parlano troppo, non riusciamo a... Niente, io ho cominciato nel 90 con una Ritmo 130 gruppo A, ahimè, macchina facilissima da usare. L'ho usata anch'io. Ecco, se aveva idroguida, ecco, neanche la mia, quindi sai già di cosa parlo. Vabbè, a parte quello, no, poi ho comprato un 106, ho fatto dei trofei Peugeot anch'io, adesso non mi ricordo, ho vinto un anno Rally Sprint, un anno la Coppa Italia col 106 sempre N, poi sono passato al 306, ho fatto due anni con un 205 e 309, ma non abbiamo, perché c'erano già le Clio che andavano più forte. Poi sono passato al 306, c'era il trofeo anche del 306, ho vinto anche lì un campionato Rally Sprint, la Coppa Italia, Coppa Italia quinta zona, poi ho vinto con la Clio Gruppo A tre volte Rally Sprint del Taro, assoluto. E tre volte secondo io. Ecco, sì, è vero, non mi ricordavo neanche. E poi basta, poi mi diverto con queste macchinette, anche perché non ho tanti budget da spendere, quindi devo cercare, mi arrampico da 27 anni
percorrere. Purtroppo è un problema legato a tutti, no, a tutti noi che abbiamo questa, io lo chiamo la malattia. Esatto, ma la è proprio. Quando inizi a correre poi diventa difficile poterne fare a meno, quindi devi fai i salti mortali per trovare i budget. Sì, come dicevo prima, è un trofeo più, diciamo, più da ragazzini, più cattivo. Potrei scegliermi una macchina un po' più tranquilla, fai il tuo risultato. A me piace così. Preferisco quarto, essere nato forte che arrivare, hai capito? Più bello così. Eravamo in 27. Sei ancora pronto per la pensione, continuare a pestare. Riuscire a fare una gara con 27 partenti in classe, e arrivare quarto, quasi tutti i miei figli, più tanti potevano essere i miei figli, quindi allora dovevi dirgli portate rispetto esatto nonno. Paga. Infatti noi non l'abbiamo sottolineato i risultati, ma i partenti erano 164, cioè quindi voglio dire risultati comunque importanti, assolutamente. Anzi più che importanti, quindi sì va bene, sei ancora pronto per andare avanti ancora qualche anno, assolutamente sì. Siamo arrivati alla fine del secondo blocco, dobbiamo ridare ancora qualche secondo la linea alla regia, sempre fermi sul divano, torniamo fra pochissimo di nuovo con Driver TV, a fra poco. Di nuovo in diretta con Driver TV, torniamo, stavamo parlando appunto, abbiamo stoppato come per la seconda volta di fila Marco, quindi riparto da te, così almeno adesso ti do tutto il tempo che ti serve. Non so se volevi aggiungere ancora qualcosa sulla carriera. No, basta. Non mi ricordo, di preciso. Dopo 27 anni non mi ricordo tutto. Non tutti i risultati ottenuti, non tutti. Bene, la domanda chiaramente è quella, progetti futuri per questa stagione, eventualmente ci sono già delle gare? I progetti adesso abbiamo guardato un po', dopo due gare un po' così, però siamo ancora terzi del trofeo Peugeot, a Casentino proviamo a andarci, forse, adesso vediamo un attimo, per forza sì, ma vediamo, se ci riesco ci vado volentieri, spero di andarci, almeno quelli, poi ci sarebbe ancora l'ultima gara, ma vediamo un po' come va lì, poi decideremo. L'ultima gara di RC, sì, giusto? Sarebbe Valtellina, esatto. Adesso vediamo come va lì, se ci andiamo e poi vediamo un po'. Se dovesse andare bene lì, eventualmente cerca di fare anche l'ultima. Anche perché Valtellina ha un coefficiente più alto, quindi c'è più possibilità di acquisire dei punti. E i trofei bisognerebbe partire e farle tutte le gare. Sì, chiaro. Partire l'anno scorso ero partito al Taro, avevo vinto, poi al Casentino non si è riuscito ad andarci, quindi è finito tutto lì. Sì, tutto quello guadagnato a esatto, che era già una buona partenza. Esatto. Quest'anno sono partito sono andato sesto all'Arenas, quindi parti già male. È andata così, la storia è questa. C'è sempre da... va bene così. Visto che sei ancora malgrado un sesto e un quarto, appunto. Se risulti ancora terzo... poi uno si ferma, l'altro certo, anche perché è una classe molto ricca di partecipanti. Variabile. Per cui... tutto può succedere. Tutto può succedere. Fondamentale è esserci sempre. Esatto. Assolutamente. Arrivare. Come diceva, l'importante nei trofei è partecipare a tutte le gare. Esatto. Arrivare in fondo, portare sempre in fondo. Poi che arrivi primo, arrivi quarto, arrivi quinto, però sono sempre punti che metti, in cascina. E poi alla fine della stagione tiri la linea. Arrivare primo è sempre meglio. Potendolo fare, tutte prime, anche ne salto anche una, però le vinco tutte. Certo. Però l'anno scorso, se parliamo dell'assoluta, il buon Luca Rossetti ne ha vinte tre, non ha vinto il Valtellina e non ha vinto il campionato. Non ha vinto il Valtellina, non c'era il Valtellina, c'era il Valli Cunesi, quindi ha vinto Elvis Centre. E lui non è riuscito a vincere il campionato assoluto, ma ha vinto solo nonostante abbia vinto tre gare. È vero. Che per la somma dei punti è sempre coefficiente maggiore per incentivare ovviamente perché sennò chi magari è rimasto se no l'ultima gara non ci va nessuno, tutto è giusto il discorso, assolutamente corretto, per tenere vivo il campionato. Lo staff organizzativo dell'RC è molto attento a queste cose e tutto, quindi quest'anno con uno scarto e l'ultima gara solo una gara con coefficiente più alto è ancora più aperto. Rimane aperto fino proprio all'ultima gara, la classifica. Quindi è molto importante esserci sempre, perché sennò perdi dei punti preziosi che poi non ti permettono di essere nei piani alti della classifica. Quindi uno fino all'ultima gara, comunque è fondamentale partecipare perché potrebbe esserci un ribaltamento. Poi insomma, bisogna crederci sempre fino in fondo, no? Quando si fanno i campionati, voi trofeisti insegnate che bisogna essere sempre presenti e mai mollare.
Per te Fabio invece quali sono i progetti per questa stagione? Hai già qualche gara nel mirino già organizzata? Sì, dato che abbiamo fatto i 20 anni, io sì. E il mio navigatore vecchio di data, e era dal 2008 lui che non saliva in macchina, l'ultima volta è salito al Taro con un Super 1600 e quest'anno l'ho seduto sul VRC, nel senso ha avuto anche lui un attimo un bel salto di qualità. Di prestazione. E puntiamo per andare a fare Lanterna, che è una bellissima gara, un Coppa Italia molto bello. Che fa parte del campionato, diciamo, dei Coppa Italia, quello che sì. Con le Rally di Alba, Lanterna, sì, Valle sì, Cunesi sì. E Rubinetto. Può correre la Fiesta VRC, allora... Il mio navigatore Mattia Bardini, che anche lui che salutiamo, devo farle sedere anche lui sulla fiestina. E allora proviamo, dovremmo riuscire a fare anche Lanterna. E poi la stagione è finita. E poche ma buone. Fate bene col VRC. Fate bene. Il Lanterna lì è una gara. È un ex gara del campionato italiano rally, per cui quindi prove... le prove sono stupende. E l'hai già fatta come gara? O sono le stesse prove che erano nel Toriglia. Mm-hmm. Io nel 2006 avevo vinto il Toriglia e quindi... col Super 1600, quindi le prove sono sempre similari e mi piacciono da matti. La macchina che mi sono piace. Completamente diverse rispetto a quelle del Taro, perché il Taro sono tutte ondulate. No, diciamo che sono molto meno veloci, mm-hmm. sono molto più guidate, però come asfalti sale il monte, scende il monte, siamo molto simili. Molto simili. E quindi puntiamo a fare Lanterna e poi se magari arriva aiuto di qualche puntura, ancora un po' di aiuti, ancora un po' di aria, un no? Po', sì. Andremo a fare il Monte Caio come abbiamo fatto l'anno scorso, ma però da valutare, speriamo, da valutiamo ancora. Okay. Vediamo nella buon sorte degli amici sponsor che sì, sono fondamentali, quelli. Li ringraziamo settimanalmente, sono fondamentali, chiaramente. Ci inchiniamo, ci prostriamo. Esatto. Per te Mirko invece 2017 quali sono le... Ma principalmente adesso è portare a termine il nostro IRC. Uh-huh. Naturalmente nel migliore dei modi possibili e poi dopo io e Daniele, il mio navigatore, vorremmo essere presenti al Rally Monte Caio perché è una gara che era stata ideata da Franco Galeazzi che purtroppo adesso non c'è più e però vogliamo essere presenti anche perché è un'altra gara nel nostro territorio, quindi ci teniamo a essere presenti. E poi non lo so, fa parte del campionato parmigiano-reggiano, giusto? Esatto, sì, che adesso attualmente siamo primi, siamo in testa anche lì, però l'Appennino reggiano non lo riesco a fare, quindi la facciamo proprio per questo motivo d'affetto, certo. E stima che c'è nei confronti. Però avendo già un risultato più che positivo, sì. nel Taro, esatto, magari dopo. Facendo un ottimo risultato, sì. nel Monte Caio, si può magari... Si può vedere, mai dire mai. Però, sì, esatto, mai dire mai. In effetti, come stai, i trofei insegnano anche quello. E poi non lo so, si erano fatte anche parole con un nostro sponsor di magari provare a fare una gara oltre confine. Adesso vediamo quale interessa a lui o quale riusciamo a fare e se riusciamo a farla. Sicuramente sarebbe stato bello ripetere le esperienze che abbiamo fatto al Monte Carlo anni indietro, però. Sarà difficile, sicuramente sarà difficile, però ci ispira l'idea di provare, potrebbe provare essere. A passare il confine. Adesso sempre con la Mitsu. Adesso vedi, non lo so, adesso dobbiamo un po' mettere insieme tutto. Principalmente il nostro scopo è il campionato IRC, cioè dove siamo, e poi vediamo. Anche perché hai dei belli avversari ostici che sì, hanno... Marco Belli c'ha una bella esperienza. Esatto, e poi c'è anche Walter Lamonato, che già lo conoscevo dal trofeo 600, e uno che, insomma, anche lui facendo trofei... È abituato a quei piloti che sono sempre lì. Marco, anche lui, qua al Taro era un po' lontano da me, però intanto c'erano. Certo. Intanto erano lì. E giù al Casentino sono due che secondo me mi danno tanto filo da torcere. Specialmente Marco lo conosce bene il Casentino. L'anno scorso finché non correvamo ancora, quando io correvo, sì. Con le Mitsu, eravamo, sì. Sempre a scontrarci.
anche l'anno scorso sta andando molto forte finché non ha avuto problemi, però è, sta andando veramente forte lui Ezio Soppa e vediamo. Adesso i nostri sforzi sono lì. Sono quelli, quindi questi sono gli obiettivi per il 2017, sì, per questa stagione qua. Sì, sì. Ok. Beh, io ho sempre delle curiosità mie personali, quindi guardalo. È lì bello. Partiamo. A me ogni volta viene... Da dove nasce la passione? Perché uno comincia a correre? Quindi la domanda la faccio a Marco, che prima ha detto, ormai sei anziano, basta, smetto, esatto, faccio correre i figli. Ti ricordi perché è scattata questa cosa? Non chi ti ha passato? Non mi ricordo perché... I miei genitori... Cioè, infatti quello, a volte arriva dei genitori. Mi portava mio zio a Varano a vedere la Parma Poggio, che ne parlavamo prima, che fanno uno slalom. Parma Poggio si chiama? Sì, era Parma Poggio. Certo. Era una salita dei tempi, dei tempi. E, niente, ma poi a 9 anni a mia mamma gli ho detto che mamma, io correrò in macchina, non so perché. A 9 anni è venuto così, presto. Sì. Ma perché mi spingevo con i carretti su per il prato, andavo giù. Così, non c'era nessuno che iniziava a fare i primi traversi. Non so perché. Mi ho preso così, gliel'ho detto e l'ho fatto. Quindi non c'è stato qualcuno da 9 anni a 18, ma non ci ho mai avuto, mio padre non mi niente. Ho sempre aspettato, e dopo però non smetto più, hai visto? Adesso ho aspettato prima, ma adesso non smetto. E poi sei partito e esatto. No, non c'è stato niente di... Sì, a parte quello mi portava a Varano, così da qualche garetta, ma niente di... Dopo mi è preso così, non so, motivo specifico non lo so. Per te Fabio invece? Da dove io è nata? Ho mio cugino che ha sempre corso, uh-huh, e ora non corre più da 5-6 anni, però mi ricordo che ero piccolo, andavo giù in carrozzeria da suo fratello, poi andavamo nella sua officina, uh-huh, mi ricordo ancora la Ritmo Nera, e io ero qualche anno in meno. Iniziavi a sognare. E poi, no, poi quando andavano a fare... le gare Appennino Reggiano, così suo padre andava a fare assistenza, mm-hmm, e allora io avevo 10-12 anni, andavo con loro e da lì... Da cosa nasce cosa? Ho preso la patente dopo 4-5 mesi, subito, subito si parte. Subito e si poi parte. A Bedonia la sua officina è sulla partenza dello Shakedown. E quindi? Qui c'è... È al centro. E sì, ha sempre annusato lo scarico, sì, perché sono proprio in linea con l'entrata della sua officina, gli scarichi... E... Non poteva essere diverso, giusto? Sì, sì, sì. Si è respirato subito aria. Io mi ricordo a 17 anni ho comprato già la prima Clio 1008 16 valvole, che quando prendevo la patente ero già pronto a partire. Pronto a partire. Proprio una vita di... Eh beh, sono curiosità alla fine. Una vita di spese. Come è nata la cosa. Quella sicura. Una vita di spese. Meglio queste spese. Sì, sì, quella sicuramente. Sì, 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 sì. Senza dubbio. Tu Milko invece? C'è qualche parente, amico, qualcuno che ti ha introdotto? No, anch'io abbiamo iniziato io e mio cugino, che lui dopo ha fatto un po' di rally, poi ha smesso e basta, poi dopo sono andato avanti per la mia strada, si vede che ce l'avevo dentro. Avevi segnato nella sì, andavamo a vedere il rally del Taro perché passava lì vicino a casa mia, però nella mia famiglia non c'è nessuno. Non c'era qualcuno che... Spererei un domani che uno dei miei figli... iniziasse a correre, sicuramente glielo voglio indirizzare, perché lo ritengo che è uno sport salutare, fatto di amici, e poi la cosa che mi piace è che all'interno dell'abitacolo sei in due e ci deve essere un certo feeling tra te e il tuo spesso, navigatore, sì, e, sia dentro che fuori, quindi mi fa piacere quella cosa lì. Questa è fondamentale, sì, amicizia. Quando poi iniziano a correre i tuoi figli non avrai più piacere perché dovrai essere sponsor, esatto, per primo. Sarà il problema, sì, l'altro problema. Dietro a loro. Quello è vero, però insomma, sarebbe una bella soddisfazione. Altro che, altro sì, che. Vabbè, allora noi aspetteremo anche i tuoi figli, magari. Uno magari tutti e sì, tre, sì, chissà mai, visto che ti fanno perdere secondi adesso che corri, sì, sì, ti rideranno qualche soddisfazione. No, beh, tutti e tre magari un po' troppo, però uno dopo farlo sponsor, un po' dispendiosa, eh. Siamo arrivati alla fine anche di questo appuntamento, io ringrazio ancora amico Milko Pini, grazie per essere stato con noi, grazie a Fabio Federici, grazie per essere stato in studio, e a Marco Leonardi. Grazie mille. Pacca, grazie. Ahimè, siamo purtroppo arrivati alla fine. Acceleriamo talmente tanto che sì, arriviamo subito, finisce, in fondo. Perché poi una volta che partiamo le cose da dire sono adesso sempre tante. Adesso andiamo giù a berci un bel prosecchino qua. Finiamo la serata in bellezza. Magari troviamo qualche nuova, inventiamo qualcosa, visto che si inventano sempre le cose dietro i bicchieri esatto, di vino. Chissà mai.
Io vi ricordo sempre i nostri appuntamenti, pagina Facebook per rivedere tutte le puntate se non riuscite a vederle in diretta. Il concorso Follow Driver, continuate a mandare video, continuate a mandare foto, perché già dalla prossima settimana avremo in studio il terzo vincitore. Ne abbiamo già avuti due, quindi continueremo a presentarvi persone che hanno mandato foto, video e foto. Oppure sul nostro canale YouTube, appunto, per rivedere le puntate. Assolutamente. L'appuntamento è sempre lo stesso, giovedì prossimo, sempre con Driver TV. Grazie ancora e buona serata. Ciao. Buonasera.